Grandi civiltà sorsero anche lontano dalla Mesopotamia e dal Mar Mediterraneo. A partire dal 4000 a.C., alcune popolazioni si stanziarono lungo il corso del fiume Indo, che nasce dalle montagne dell'Himalaya. Prima di sfociare nel Mar Arabico, attraversa un vasto territorio pianeggiante. La valle dell'Indo aveva caratteristiche simili a quelle della Mesopotamia. Anche il fiume Indo ogni anno straripava e lasciava sul terreno un fango fertile. Gli Indi realizzarono dighe, canali e argini per sfruttare al meglio le acque del fiume. L'abbondanza dei raccolti fece sì che i villaggi diventassero sempre più grandi. A partire dal 2500 a.C. si trasformarono in fiorenti città. Della civiltà dell'Indo non si conosceva molto fino a quando, circa 100 anni fa, un gruppo di archeologi inglesi scoprì i resti delle città di Harappa e Mohenjo-daro. Grazie ai reperti trovati, è stato possibile ricostruire molti aspetti della vita quotidiana di questo popolo. La civiltà dell'Indo raggiunse il massimo splendore nel 2000 a.C. A partire dal 1800 a.C., il clima della regione diventò più arido e freddo, e gli Indi iniziarono ad abbandonare lentamente la zona. Infine, intorno al 1500 a.C., il popolo degli Arii invase la valle dell'Indo e mise fine a questa civiltà. Essi arrivarono fino al fiume Gange, dando vita alla civiltà del Gange, che durò fino al 516 a.C., quando il popolo dei Persiani occupò le loro terre. Gli Indi erano soprattutto agricoltori. Coltivavano grano, orzo, legumi e riso, e furono tra i primi a sfruttare la pianta del cotone, dal quale ottenevano fili che tessevano per realizzare le stoffe. Allevavano capre, pecore, bufali ed elefanti. Erano anche abili artigiani. Lavoravano la ceramica, producevano utensili in rame e in bronzo, e mattoni d'argilla, utilizzati per la costruzione degli edifici. I mercanti si spostavano via terra, con i carri, o caricando le merci sul dorso degli elefanti, oppure via fiume, a bordo di robuste imbarcazioni. Scambiavano i prodotti agricoli che avevano in abbondanza, con metalli e pietre preziose. Le merci erano accompagnate da tavolette in terracotta marchiate con sigilli, sui quali erano incisi segni e figure che indicavano da dove provenivano le merci e a chi appartenevano. Grazie al ritrovamento dei sigilli, sappiamo che gli Indi utilizzavano la scrittura, che però non è stata ancora decifrata dagli studiosi. Durante gli scavi nelle città di Harappa e Mohenjo-daro non sono stati ritrovati luoghi di culto, come templi e santuari, pertanto della religione che praticavano si sa molto poco. Dalle numerose statuette rinvenute, sappiamo però che gli Indi erano politeisti. Forse la divinità più importante era la Dea Madre, che rappresentava la fertilità della terra. Credevano nella vita dopo la morte, perciò nelle tombe dei defunti venivano posti vasi di ceramica che contenevano cibo e oggetti personali. Nelle città non vi erano tracce di palazzi reali. Ciò fa pensare che non fossero comandati da un re, ma da un sommo sacerdote, che aveva sia il potere politico che quello religioso. Probabilmente fu anche una civiltà pacifica, poiché non sono state ritrovate armi. La città di Mohenjo-daro sorgeva sulla riva destra del fiume Indo, dove oggi si trova il Pakistan. Era divisa in due parti: la città alta, costruita su una collina, e la città bassa. La parte alta era circondata da mura. Comprendeva gli edifici più importanti e alcune scale utilizzate per i riti religiosi. La parte bassa, fuori dalle mura, era suddivisa in quartieri da un reticolo di strade larghe e dritte, lungo le quali si trovavano le abitazioni, le botteghe e i magazzini. Di fianco alle strade correvano fognature e tubature che portavano fuori dalla città le acque sporche che provenivano dalle case. Le case erano fatte di mattoni e legno. Avevano piscine interne, un cortile che conteneva un pozzo e un locale da bagno. Intorno al 3000 a.C.,
In Cina, nel territorio compreso tra il fiume Giallo e il fiume Azzurro, si stabilirono comunità di agricoltori e allevatori. La zona era resa fertile dalle continue inondazioni dei fiumi. Il fiume Giallo deve il suo nome proprio al colore giallognolo che il limo dà alle acque. Verso il 1800 a.C., in Cina si formarono i primi grandi regni governati da dinastie, spesso in lotta tra loro. Nel 221 a.C., il principe Qin Shi Huang della dinastia Qin, da cui probabilmente deriva il nome della Cina, unificò tutti i regni in un unico impero e divenne il primo imperatore della Cina. L'impero cinese terminò nel 1912 d.C., quando la Cina divenne una repubblica. I cinesi praticavano soprattutto l'agricoltura. Per portare l'acqua nei campi più lontani dai fiumi, costruirono canali e, per sfruttare i pendii delle montagne, utilizzarono la tecnica del terrazzamento. Coltivavano riso, soia, miglio e grano. I cinesi allevavano buoi, cavalli, maiali e bachi da seta, da cui ricavavano fili per realizzare preziosi tessuti. Gli artigiani producevano oggetti di ceramica, canna di bambù, bronzo e giada, una pietra preziosa color verde giallastro. Rendevano alcuni oggetti lucidi e impermeabili usando la ceralacca, una particolare sostanza vegetale. Molti di questi prodotti erano poi venduti ai popoli dell'Asia e del Mediterraneo. I mercanti cinesi si spostavano lungo le vie carovaniere, che collegavano città anche molto lontane. La più importante era la Via della Seta, che univa la Cina con l'Occidente. Era un percorso lungo 8.000 km, che si snodava via terra, via mare e lungo il corso dei fiumi. Questa rotta commerciale prese il nome dal prezioso tessuto che solo i cinesi sapevano produrre. I mercanti cercavano sempre nuove vie per il commercio, perciò col tempo divennero veri e propri esploratori. A capo della società cinese c'era l'imperatore, venerato come un dio. Egli aveva un grande potere. Comandava l'esercito ed era affiancato da un consiglio di nobili e guerrieri. Per amministrare un impero così grande, nominava dei funzionari, chiamati mandarini, che riscuotevano le tasse e facevano eseguire le opere pubbliche. Il resto della popolazione era formato da guerrieri, sacerdoti, artigiani e mercanti. La maggior parte del popolo era costituita da contadini. In tutto l'impero si rispettavano le stesse leggi e si parlava la stessa lingua. I cinesi vivevano in casette di legno con il tetto ricoperto di tegole colorate, dotate di un cortile interno. Le case dei ricchi erano più grandi, decorate con colori vivaci e con un giardino esterno all'abitazione. I cinesi erano politeisti, veneravano gli spiriti dei loro antenati e alcune divinità della natura. La più importante era Shangdi, il dio supremo. I cinesi vissero a lungo in pace grazie agli insegnamenti di Confucio, che fu un grande pensatore. Tra il VI e il V secolo a.C., egli tentò di spiegare a tutti gli uomini e a tutte le donne come vivere serenamente all'interno della società, grazie a valori come la lealtà, la sincerità e la disponibilità. I cinesi, nel corso della loro storia millenaria, sono stati degli inventori geniali. Molte delle loro scoperte tecnologiche sono utilizzate ancora oggi. Incominciamo dalla medicina. La medicina tradizionale cinese ha origini antichissime. I cinesi impararono a curare il dolore attraverso l'agopuntura, una tecnica che consiste nel posizionare dei sottili aghi in specifiche parti del corpo. Questa pratica è utilizzata ancora oggi. I cinesi impararono inoltre a sfruttare gli effetti benefici di erbe e piante naturali. Questo tipo di cura è conosciuto con il nome di fitoterapia. I cinesi inventarono la bussola. Già dal I secolo a.C. usavano la bussola per orientarsi. Era composta da un cucchiaio di un minerale magnetico che ruotava su una tavola di bronzo. La parte alta del cucchiaio indicava il nord, mentre il manico il punto opposto, cioè il sud. All'inizio veniva utilizzata durante gli spettacoli per stupire il pubblico. Solo più avanti i cinesi la utilizzarono per orientarsi durante la navigazione in mare aperto, in assenza del sole o delle stelle. La scrittura ideografica.
L'impero cinese era talmente esteso che nei villaggi, sparsi su tutto il territorio, si parlavano lingue molto diverse tra loro. Per superare questa difficoltà, i cinesi utilizzarono un sistema di scrittura uguale per tutti. Le prime forme di scrittura risalgono al 1500 a.C. e sono state ritrovate su gusci di tartaruga e su ossa di animali. I primi segni utilizzati furono i pittogrammi, cioè disegni che rappresentavano un oggetto. Questi semplici disegni lasciarono il posto agli ideogrammi, una scrittura utilizzata ancora oggi e la più antica giunta fino a noi. I cinesi inventarono la carta e la stampa a caratteri mobili. La carta che utilizziamo oggi per scrivere proviene dalla lavorazione della corteccia degli alberi. In Cina, intorno al 100 d.C., per ottenere la carta si immergevano in grandi vasche piene d'acqua vecchi stracci, cortecce d'albero e germogli di bambù. Questa poltiglia veniva spalmata su un largo setaccio, sul fondo del quale rimaneva un foglio umido dopo che l'acqua era colata dai fori. Il foglio veniva staccato, pressato e lasciato asciugare all'aria. Si trasformava così in un vero e proprio foglio di carta pronto per la scrittura. I cinesi misero a punto anche il primo sistema di stampa a caratteri mobili della storia. I singoli segni erano scolpiti su blocchi di legno, venivano immersi nell'inchiostro e premuti sui fogli come dei timbri. Successivamente i caratteri mobili furono realizzati in piombo e utilizzati fino al secolo scorso per stampare libri e giornali. Infine ricordiamo che i cinesi impararono a tessere la seta, una stoffa molto pregiata. Per lungo tempo furono l'unico popolo a saperla realizzare, e ancora oggi si usa lo stesso procedimento. Il baco, dopo essersi nutrito di foglie di gelso, produceva un bozzolo che veniva raccolto dagli allevatori. I bozzoli venivano immersi in acqua bollente e poi srotolati. Si ottenevano così i fili di seta. Per ricavare un filo spesso e resistente, era necessario intrecciare insieme più fili. In questo modo gli antichi cinesi creavano splendidi tessuti.